Scuola pitagorica. Come deve essere l'archè per essere davvero legge? Deve esserlo in modo chiaro e convincente. Scuola pitagorica. Ma è una scuola probabilmente fondata da Pitagora, pitagorica, anche se non tutti sono concordi sul fatto che Pitagora sia stato un uomo reale. Per alcuni è la mitizzazione di un uomo, di più uomini, però assumiamo che invece sia davvero esistito, abbia vissuto nella seconda metà del VII secolo, sia nato nell'isola di Samo. L'isola di Samo è un'isoletta davanti all'Anatolia, cioè davanti sempre alle colonie greche ioniche sulla costa egeica dell'allora Anatolia, dell'attuale Turchia. Quindi è sempre vicino, anche Samo è un'isola vicina a Efeso, relativamente vicina a Mileto, fa parte delle colonie orientali greche, quelle appunto ioniche, ma attenzione, è un migrante, emigra da Oriente e Occidente, emigra da Samo, l'isola anche un po' nota per il modo di dire portare, stai portando vasi a Samo, non so se uno che va a vendere il ghiaccio in Artide o in Antartide sta portando vasi a Samo, no, nel senso che Samo era famosa per la produzione dei vasi, quindi ne avevano sovrabbondanza, quindi se uno andava a un mercante che andava a vendere agli abitanti di Samo i vasi, insomma. Ok, non avete mai sentito questa espressione, portare vasi a Samo, vabbè. E invece lui porta se stesso a Crotone, va a insediare, a fondare, a insediare la sua scuola nella città di Crotone, che esiste anche, lo sapete, Crotone in Calabria. Magna Grecia, l'allora Magna Grecia. Appunto, le colonie, quindi ricordate, la Grecia si divide in madre patria, colonie orientali, colonie occidentali. La principale area di colonizzazione occidentale è quella che poi prese il nome appunto di Magna Grecia. Crotone, perché era una città per allora culturalmente molto sviluppata, nella quale Pitagora pensava di avere, diciamo, consenso, in effetti fu anche, diciamo così, l'autorità principale della città per molti anni. La sua scuola però non era una scuola come la scuola di Mileto, proprio per pochi studenti, era una comunità di vita, era una specie di college, oppure anche di monastero, perché seguivano una regola di vita che non era ora et labora, ma in italiano studia. Questa era la regola di vita, poi vedremo perché. Questa comunità era aperta perfino alle donne, cosa per allora, no, per i greci che erano ultra maschilisti, molto, molto scandalosa e innovativa, anche se poi era divisa in due gruppi, c'erano per così dire proprio gli interni, che venivano chiamati matematici, che erano ammessi alla presenza di Pitagora, che era avvolto da un'aura di divinità, e quindi potevano anche accedere all'insegnamento totale, alla dottrina completa, ma appunto era un'elite, pochi matematici, no? Cioè, soltanto allora mazemata, sono le conoscenze, matemati in greco significa conoscenza, il termine matematica deriva dal greco che significa semplicemente conoscere, conoscenza, conoscenza vera, conoscenza esatta, conoscenza precisa. Poi attraverso
Pitagora e la sua interpretazione della conoscenza, poi no, si arriva al significato attuale del termine matematica. Adesso subito vedremo perché. Cioè l'elite appunto dei matematici, proprio degli interni, degli adepti della comunità setta, era anche, può anche definire una setta, no? Scientifico-religiosa, adesso vedremo, c'è anche proprio una componente religiosa, e poi c'erano invece così gli esterni che potevano andare ad ascoltare acusmatici che erano ammessi a delle lezioni più semplici che Pitagora teneva però velato, cioè coperto. Gli acusmatici non potevano vedere Pitagora, quindi appunto non si sa in realtà chi ci fosse dietro il velo, potevano soltanto udire le sue parole, ascoltare le sue parole, però diciamo così potevano andare in questo modo ad ascoltare Pitagora e le sue dottrine più semplici, più superficiali, meglio, le tesi della sua dottrina più facili, più semplici, tutti coloro che volevano. Questo poi vedremo da Crotone le comunità pitagoriche si diffondono nella Magna Grecia, anche in Sicilia, quindi un fenomeno filosofico, culturale, filosofico che ebbe un certo seguito, anche se sempre minoritario, elitario, non la maggioranza dei greci, figuriamoci. Ok, bene, prego. Come è andata che si chiama l'elite dei matematici? Ma i matematici, sono i matematici che sono, diciamo, gli adepti, no, gli aderenti interni, nel senso che proprio vivono, convivono, no, nel college, monastero pitagorico di Crotone. Ultima cosa, appunto, vi dicevo, no? Pitagora era divinizzato dai suoi discepoli, tanto che se qualcuno aveva delle obiezioni, i suoi discepoli rispondevano, ad alcune delle sue tesi, i suoi discepoli rispondevano autos efe, cioè lo ha detto proprio lui, lo ha detto lui, quindi non ce n'è. Perché? Perché lui possiede la verità, perché lui è divino, ha un'intelligenza divina, quindi tutto quello che sostiene e dice è per forza vero. Autos F, che poi divenne in latino ipse dixit. Ipse dixit in seguito fu usato per Aristotele durante il Medioevo soprattutto, ma in realtà in origine questa espressione era attribuita a Pitagora, ma la scuola pitagorica poi ebbe anche molti altri valenti filosofi della cui esistenza siamo certi al 100%. Il più importante fu discepolo del presunto Pitagora, fu Filolao, poi ne riparleremo. Quindi ciò che diceva Pitagora era un dogma? Sì, era argomentato, però no, quindi in questo senso non era dogma. Però, secondo almeno i suoi discepoli, entro certi limiti non era suscettibile di critica, no? Non era suscettibile di critica. Sì, questo è un limite. È il principio di autorità, ma di autorità appunto non religiosa, quindi comunque diverso da un dogma religioso. Di autorità intellettuale, di autorità filosofica, di autorità razionale, no? Siccome è un genio, naturalmente questo è discutibile, no? Non sbaglia mai, quindi no, è inutile che cerchi di criticarlo, di confutarlo, di contraddirlo. No, naturalmente non è così, infatti fu contraddetto anche. Ok, quindi principali comunque rappresentanti Pitagora e Filolao. Ma adesso facciamo così.
è una svolta, la scuola pitagorica, la filosofia pitagorica è un'incredibile svolta nella storia del pensiero filosofico, quasi una rivoluzione. Poi, forse un po' già capite perché, tanto è vero che Pitagora è uno dei filosofi che già, è un nome che già conoscevate prima, se non altro dalla tavola pitagorica, dalla tabella pitagorica, oppure da Archimede pitagorico, no, non avete senso. Ok, cosa, appunto, il problema è sempre lo stesso, ma presumibilmente Pitagora, i pitagorici criticano Eraclito perché la sua configurazione dell'archè non è abbastanza forte, non è, in realtà non è sufficiente a proporre l'archè come legge, come comando e anche e soprattutto come comando ordinato, come legge ordinata, legge vabbè, come ordine, ci vuole qualcosa di più per fare ordine. Il concetto di ordine deve essere connotato in modo ancora più forte, ancora più preciso. Qua già dovreste pulcere l'orecchio. Cioè, l'ordine per essere tale deve essere matematico, quello che noi oggi diciamo matematico, perché la matematica è la conoscenza precisa, esatta e quindi assolutamente vera, indiscutibile, inconfutabile, una volta naturalmente che si sia dimostrata, che si sia argomentata. Appunto, è possibile argomentare in modo inconfutabile, incontrovertibile, grazie alla matematica. E quindi questo poi si lega anche un po' al problema di prima, ovvero per Pitagora non è un dogma perché c'è una dimostrazione, vedi la dimostrazione del teorema di Pitagora, che è assolutamente inconfutabile, è logica, nessuno può metterla in discussione. Ok, ma vediamo come ci arrivano. Ci arrivano partendo da una relativa, parziale dualizzazione dell'archè, del principio primo. Uno o limite diade, cioè dualità, o il limite, okay. Limitato. Quindi attenzione, l'archè è in realtà una e dina, no? È duplice, ma appunto è una duplicità asimmetrica, è una duplicità parziale. Perché? Perché l'uno limite prevale, domina sulla diade o illimitato, sull'illimite. In un certo senso, avete capito, mettono insieme, forse Pitagora mette insieme il concetto di logos, limite, e quello di Anassimandro di illimitato, di aperon. Aperon e peiro. Peira, peiro. Ok? Spiegazione. Quindi, ripeto, in realtà c'è comunque un principio superiore. L'archè è soprattutto, innanzitutto, fondamentalmente uno o limite, no? Ciò che dà limite, però a che cosa dà limite? A qualcosa di illimitato, quindi c'è un'interazione, una correlazione. No? Il limite può soltanto darsi limitando qualcosa di illimitato. Equivale a dire, l'ordine, il cosmo, può costituirsi solo ordinando qualcosa di disordinato, può definirsi in base a definendo qualcosa che è indefinito. Da qui la loro
spiegazione dell'origine del cosmo furono i pitagorici a introdurre in realtà il termine cosmos per indicare la realtà in quanto perfettamente ordinata, poi vedremo, matematicamente ordinata e quindi bella, no, cosmesi, e quindi bella, armonica. Lo spiegarono cosmogonia, no? Quindi origine del cosmo. Ricordate che ne avevamo parlato anche a proposito di Anassimandro, cioè già Anassimandro aveva proposto una cosmogonia, questa è una cosmogonia diversa. In origine ci sono soltanto l'uno limite, che è un punto totalmente compatto in mezzo al vuoto, ma il vuoto è, adesso io faccio così, ma ovviamente non ci sono confini, vuoto, il limite, è il limite, là, là fermo. L'aperon è un infinito, indefinito vuoto che circonda invece il pieno, l'uno limite, che è un pieno totale, è completamente compatto, è completamente omogeneo, è completamente unitario. Il cosmo nasce in quanto l'uno limite assorbe dentro di sé il vuoto e il limite esterno. E quindi, da un lato certo si divide, si moltiplica, assorbendo l'illimitato, la compattezza dell'uno, del punto uno, è incrinata, le crepe sono appunto crepe di illimite, di vuoto illimite, che quindi frammenta l'uno in una molteplicità, però in una molteplicità di unità, perché sono tutte parti dell'uno, in molteplici uno. Quindi il limite divide l'uno, ma l'uno a sua volta ordina l'illimite, perché appunto trasforma l'illimite disordinato in una serie ordinata di unità. Non è il contrario, non è il limite che viene limitato dal limite. Quello che ho detto, nel senso che nel momento in cui il limite divide l'uno, però l'uno comunque lo, a sua volta lo limita, lo assorbe dentro di sé, lo limita e lo configura limitatamente in tante unità illimitate, in tante unità limitate, che però sono di numero illimitato. Lo si capisce meglio se lo traduciamo in termini aritmetici, in termini aritmetici. Allora, se non avete capito, chiedete. Prego. Ma in questo modo sia l'uno limite che il limite non rimangono come in origine, ma si trasformano entrambi, si fondono in un'unica. Si forma il cosmo, così nasce il cosmo, che è appunto un misto di uno e diade, di limite e limitato, cioè è l'illimitato che viene ordinato, unificato, ordinato, cioè trasformato in una molteplicità di unità finite, limitate, ordinate, no? Cioè tutti i corpi, a cominciare dagli astri. Quindi, che è qualcosa di diverso sia dall'uno limite originario in se stesso, perché era una cosa sola, no, era ordinata ma era una cosa sola, invece adesso il cosmo è una molteplicità di
uno, ovvero di esseri ordinati, limitati, definiti, però appunto differenziati, e appunto il limite viene, che era vuoto, che era indeterminato, che era indefinito, viene invece determinato, configurato, definito. Vi faccio l'esempio della scala numerica perché poi così si capisce forse meglio. Quindi con un limite, quando limite vanno a sommare le cose. Sì, questa interazione, l'interazione tra l'uno limite, ordine, e invece il 2, il limite, disordine, indeterminatezza, indefinitezza. Ricordate, ciò che è indeterminato, ciò che è indefinito è disordinato, no? Quindi dire illimitato equivale a dire, per i Pitagori greci, caotico, disordinato. Allora, l'uno ordina l'illimitato, il limite ordina l'illimitato, e voilà il cosmo che è molteplice come l'illimitato, ma è ordinato come l'uno. È una molteplicità ordinata, cioè si può dire non c'è più un solo, unico, omogeneo, differenziato uno, ma appunto, ma c'è una molteplicità di uno tra loro differenziati, ma siccome sono tutti uno, sono tutti ordinati, sono in un rapporto comunque nel loro insieme, costituiscono un cosmo, un ordine, perché sono un tutt'uno, alla fine sono un tutt'uno. Si capisce meglio facendo l'esempio della scala numerica, che allora abbiamo un, basiamoci soltanto sui numeri naturali, che sono quelli che i pitagorici consideravano gli unici veri numeri, perché razionali. Ma per i pitagorici esistevano solo i numeri razionali, numero uguale numero razionale, quindi 1, 2, poi i numeri naturali sono sottinsieme dei numeri razionali, anche le frazioni intere ovviamente sono, anche i decimali periodici sono considerati dai pitagorici numeri razionali. Infatti sapete che il limite, il confine tra i numeri razionali e i numeri irrazionali, no, è il passaggio dai decimali periodici, no, quelli che si ripetono sempre nello stesso modo, a quelli invece non periodici. Lì radice quadrata di 2, poi vedremo, pi greco, sono irrazionali, ok? Poi vedremo come arrivano a fare questa scoperta i pitagorici. Per il momento consideriamo neanche soltanto tutti i numeri razionali, semplicemente quelli naturali, proprio elementari, 1, 2, 3, 4, eccetera, andiamo avanti. Allora, la scala numerica com'è? Infinita, apiron, non si sa quale sia l'ultimo numero, va avanti all'infinito, è indeterminato, è indefinito, dov'è la fine? Boh! Ok? Però, è composta da tante unità finite e differenziate. Tutti i numeri sono una unità, ma appunto l'unità 1, l'unità 2, l'unità 3, l'unità 4. Quindi i numeri non sono altro che appunto la determinazione di una quantità indeterminata. Sono la, possiamo anche dire così, la segmentazione ordinata di una quantità in sé, appunto, infinita, ma nel senso di illimitata e indeterminata. Quindi, quella spiegazione dell'origine del cosmo, quella cosmogonia precedente, in realtà coincide con l'esistenza dei numeri, con la matematica intesa
come aritmo geometria, cioè aritmetica che è al tempo stesso geometria, geometria che è al tempo stesso aritmetica. In che modo? Ve lo spiego subito e vedrete che gli diventa più chiaro. Allora, costituzione, cosmologia, dalla cosmogonia alla cosmologia, ma in realtà c'è lo stesso fondamento, ovvero tutto il cosmo è fatto di unità materiali, fisiche minime, punti però non privi di dimensione, punti con una dimensione minima, cioè una sorta di atomo, uno, che corrisponde al numero uno, uno aritmetica, punto geometria, aritmo geometria, sono la stessa cosa per Pitagora, sono la stessa cosa, espressi in due codici diversi, un codice geometrico, un codice matematico. Il codice geometrico è al tempo stesso fisico e quindi ci spiega come sono fatte tutte le cose. Tutte le cose sono insiemi di punti 1. Ok? 2. Abbiamo già la dimensione della lunghezza. 3. Abbiamo la dimensione dell'altezza, quindi una dimensione, due dimensioni. Siamo alla bidimensionalità. Ok? 4. Adesso parli di esce difficile, no? La vedete? La piramide ha facce triangolari. Ok? Il tetraedro. 4. Corrispondente al numero 4. 4 punti. In realtà non dovrei farlo così, dovrei farli tutti appiccicati. Questa è una linea, questa è una figura piana, e poi, quello è difficile, ma perché comunque hanno uno spessore minimo, quindi semplicemente a contatto formano anche un tetraedro, solo che non riuscirei a farvelo vedere, però il triangolo sì, no? Un triangolo composto da tre punti appiccicati in quella disposizione, ok? E quindi qua siamo già allo spazio, no? Alla spazialità, al volume, allo spazio tridimensionale. Cioè il volume, tre dimensioni, no? tre dimensioni, che cos'è lo spazio? È la tridimensionalità, lunghezza, larghezza, altezza. Ok? Occhio adesso, pensate questi intelligentoni cosa vanno a dire. Allora, da questo si ricavano quattro poligoni regolari, poi se ne scoprì un quinto, ma quattro poligoni regolari che sono il cubo, il tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro. L'icosaedro è il dado cinese, 20 facce triangolari equilatere. Non l'avete mai visto? Sì, l'ico si chiama icosaedro. Allora, cubo, terra, dal cubo deriva l'elemento terra. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'elemento terra è fatto di tante molecole, oggi diremmo, tante particelle a forma di cubo. Tetraedro, fuoco, stessa cosa. Ottaedro, acqua. No, ottaedro, aria. E icosaedro? Acqua. Quindi, come già sappiamo, finisco, tutte le cose sono fatte appunto di tutte le cose sono miscugli di terra, fuoco, aria e acqua,
Ma terra, fuoco, aria e acqua sono costituite da forme, no, da, appunto, da poliedri regolari e quindi che sono traducibili in formule matematiche. Quindi la realtà è fatta di matematica. La realtà è a ritmo geometrico. L'ordine della realtà è matematico, a ritmo geometrico. La legge, ciò che detta legge e che fa appunto in questa maniera cosmo, il cosmo, che fa la realtà cosmo, è la matematica. Guardate che questa è una scopertona, cioè pensate che passaggio dall'acqua alla matematica, un salto astrattivo incredibile. Quindi non avevano del tutto torto a pensare che Pitagora fosse divino.